Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Mini. Mi sta piacendo davvero tanto questo gioco ragazzi. Ci gioco anche in momenti dove non sono in live o dove non sto registrando. Davvero divertente, rilassante anche per certi versi, perché non devi stare come su Clash Royale a posizionare nel quadratino giusto, nel timing giusto le truppe, ma una volta che hai settato la tua scacchiera, diciamo che va da solo alla grande. Oggi volevo insieme a voi provare finalmente una nuova truppa che il primo giorno avevo acquistato e ho detto ma c'è un bug, non mi è stata inserita. Mi riferisco all'Electro Wizard. Intanto, ouch, siamo in Silver 3 con 118 punti. Come vedete la top 1000 globale ha al primo posto Itsu a 1203 punti, mentre la top 1000 in realtà non è così distante, è a 268, leggermente più del doppio dei miei, ma stiamo andando alla grande. Questo è il mio deck, tra virgolette, le mie truppe. Come vedete ragazzi, ora io non so se ho fatto bene o riuscirà, ma con 120 gemme, le prime, quelle che si prendono sempre allo start del gioco, avevo shoppato, pensavo, l'Electro Wizard. In realtà avevo shoppato solamente la skin dell'Electro Wizard. Come vedete, di default è così, ma con 120 gemme prendevi la Scientist. Uè, magari diventa un oggetto raro perché non è già più presente nel negozio. Oggi volevo insieme a voi vedere appunto un paio di partite, spiegarvi come sto gestendo la mia Archer Queen e darvi due info. Ovviamente vi ricordo sempre di guardare le quest giornaliere perché è fondamentale per riuscire a salire. Come vedete io sono a livello 4 del giocatore e per quanto riguarda il pass battaglia sono a livello 18. In questo preciso momento sto facendo upgrade knight 6 times during battles, quindi mettere 6 volte l'upgrade al cavaliere, perché ogni volta che voi fate queste quest, se trovate il logo che potrebbe essere una ghianda o una carota d'oro, ora non lo so, vi aggiunge in alto dove c'è il pass battaglia la possibilità appunto di andare avanti nei livelli e quindi sbloccare nuovi bauli che vi possono dare truppe o cose del genere. Ho anche quella dell'Ice Wizard e quella che sto aspettando è vinci 20 partite utilizzando la regina degli arcieri. Io ne ho vinte già 11 su 20 perché me ne darebbe 50 e per 400 la porterei a livello 4 e diventa davvero super interessante perché sblocca una nuova abilità. Siamo contro Alex. Io la regina personalmente la gioco sempre molto in fondo, tendo a mettere uno Spear Goblin sempre davanti e con 4 di Elisir di solito mi arriva sempre il Gran Cavaliere, quindi questa più o meno è la mia play iniziale. Vediamo se ci ho preso. Ed infatti, come vedete, lui ha già però giocato un sacco di truppe. Lo Spear Goblin, ragazzi, con il suo attacco iniziale mi permette appunto di danneggiare il suo eroe. Come vedete, il Gran Cavaliere con l'abilità riesce a stunnare per 2 turni il suo Mago di Fuoco e poi noi arriviamo con Goblin Lanciere e Regina degli Arcieri a concludere il primo attacco. Nice! Allora, dentro il Cavaliere, perché poi devo fare l'upgrade. Spostiamo la Regina degli Arcieri, spostiamo lo Spear Goblin, abbiamo ancora 4 di Elisir, potenziamo il Gran Cavaliere perché con questo upgrade lo stunning, quindi la mossa speciale, stunna per 2 secondi i giocatori avversari. Ho fatto benissimo perché qua arriva subito lo Spear Goblin che va sul suo Mago di Fuoco e lo distrugge in un colpo solo. Qua attenzione perché siamo sul Miner, ma oramai abbiamo 3 truppe. Il suo Conte aveva già attaccato la mia Princess, ma come vedete non è stato assolutamente un problema perché siamo riusciti ad entrare tranquillamente con le altre nostre truppe. Adesso attenzione, spostiamo di nuovo la truppa, rimettiamo centrale lo Spear Goblin, potenziamo il cavaliere così finiamo una quest e io direi di inserire, esatto, l'Electro Wizard davanti alla Princess in modo che la possa un attimo proteggere. Sì, in realtà penso che lo Spear Goblin verrà killato dal Miner, però proviamo ugualmente. Bellissimo, qua ancora sul peccone
Attenzione però al suo conte. Eccolo qua, infatti, il miner sullo Spare Goblin. Ma non c'è problema, non c'è problema, ragazzi. Attenzione. Oddio, forse un po' di problema c'è. L'Electro Wizard serve che mi aiuti un attimino. Il cavaliere con l'effetto è riuscito a prendere lo shield. E rimaniamo, come vedete, 2v1. Mamma mia, ragazzi. Il cavaliere è un'altra carta da avere assolutamente, perché ha come abilità quella di prendere ad un certo punto, mi sembra, più 6 di scudo. E se poi lo potenziate, ha un'altra abilità dove migliorerà la propria, i propri punti salute e obbligherà le truppe avversarie ad attaccare il cavaliere. È molto interessante. Andiamo ad aprirci intanto le due quest. Quindi cavaliere preso, ci siamo vinti 30 monetine e una carota d'oro, ghianda, quello che sia. Win 3 match using Ice Wizard. Allora, intanto vi ricordo, anche se io ho utilizzato il mago di ghiaccio nel deck ma non l'ho giocato, non mi ha contato ovviamente la quest. Io terminerei anche e farei una piccola modifica. No, vinci 5 partite usando il cavaliere. Ecco, vedete la differenza? Qui si vede il reward. Quindi se adesso io giocassi un'altra volta la Valchiria e vincessi, prenderei 30 monete, stessa cosa al mago di ghiaccio. Questa è quella che stiamo aspettando, ovviamente. Ma questa, ad esempio, vinci 5 partite usando il cavaliere, come vedete ha un punto di domanda con una faccia e il numerino 1. Dovrebbe dare delle truppe extra. Quindi io direi di ributtarci ancora in ladder e vediamo se riusciamo a vincere anche questo. Cray Gamer 10. Lo start è sempre uguale. Se ho il Mega Knight lo metto lì. Ho due Delisir. Vediamo se c'è lo Spare Goblin. Spare Goblin c'è. Allora lui ha lo Shield Maiden. Quindi l'eroica è veramente devastante perché restituisce l'attacco. Potremmo non vincere questo match. Attenzione. Vediamo se l'ha lasciato centrale. Perfetto, l'ho lasciato centrale. Arriva subito l'attacco intanto. Ma c'è anche il mini... questo è brutto. Adesso lo Shield Maiden utilizza la sua abilità. Bello qua intanto il Gran Cavaliere che è riuscito a stunnare, ma è stato anche stunnato. Ma vedo che la Princess ha iniziato. Ah, la Regina degli Arcieri! Per un pelo! Un'altra carta fantastica, secondo me, da utilizzare con la Regina sono le Guardie, che ti aiutano un sacco. Allora, giù il Cavaliere. Usiamo il mago, potenziamo lo Spare Goblin, spostiamolo di uno. Vediamo un pochettino se c'è una truppa sulla line. Perfetto, c'è il mini pecca, fantastico, non poteva andarci meglio di così. Dai, giù il mini, dai, giù il mini. Purtroppo sta alloccando lo scheletro gigante. Non ce la facciamo, no, è troppo forte la Maiden, ragazzi. Lo Shield Maiden è troppo forte, non è possibile. Poi aveva dietro anche l'arciere magico. Ve l'ho detto, ragazzi, nel video iniziale di Clash Mini di prenderlo come truppo perché è veramente potentissimo. Mago elettrico, potenziamo il cavaliere. Qui facciamo una tattica un po' diversa. Torniamo un attimo indietro. Vediamo se riusciamo a prendere noi i primi attacchi. Ho portato tutto indietro. Forse abbiamo fatto bene. Qui bisogna stare molto attenti. Siamo riusciti a tirare un paio di hit, ma purtroppo la bomba dello scheletro gigante fa davvero malissimo e il problema è sempre... No, non è possibile vincere. È lo Shield Maiden che con la sua abilità non ci permette di fare nulla. Qui abbiamo tre truppe contro la mia povera Princess. Riusciamo a farne due! Rimane ancora 1v1. Serve upgradare assolutamente le truppe, quelle da difesa. Va bene, non è un problema. Anche qui, la figata qua rispetto a Clash è che non perdi trofei. Cioè, se non vinci, vinci un trofeo solo. Non avendo vinto, dobbiamo rigiocare un game. Andiamo a vederlo. Di nuovo, contro uno che ha lo Shield Maiden. Sempre il Gran Cavaliere e con due di Elisir. Stessa apertura di prima, però... Non credo che ci andrà bene. Allora, a questo punto, aspettiamo un attimino. Facciamolo avanzare. Vediamo se riusciamo a tirare almeno una hit con il Goblin. Il Goblin ha l'abilità, vi ricordo, di attaccare immediatamente. Ok, abbiamo fatto bene, ma c'ha veramente anche il Miner. Brutta questa, ragazzi. È troppo forte. Poi ce l'ha a livello 4. Ma adesso ha lo scudo, quindi restituisce l'attacco. Siamo riusciti a stunnarli, abbiamo tolto anche... Attenzione però! Attenzione! 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 Let's go! Avevo utilizzato l'abilità... E quindi non aveva più la possibilità di mettere lo scudo e riflettere il danno. Questo è stato molto interessante. Serve sicuramente un'altra truppa per il tank. Non la abbiamo. Mago di ghiaccio, upgradiamo il Gran Cavaliere. Spostiamo tutto. Vediamo dove gioca lui il Miner. No, il mago... No, l'arciere magico ci distrugge, raga. L'arciere magico è violentissimo.
se non togliamo il Maiden da lì non c'è niente da fare. Ci sta. Arciere magico è veramente un'altra truppa da avere nel deck, perché come vedete ha range di attacco devastante. Però attenzione, perché lo tiriamo giù. Oh my god, 1v1. Let's go! Attenzione! Guardate che ci sono un sacco di colpi di scena anche su Clash Mini. Ora bisogna stare molto attenti a come posizionare questo giro. Cavaliere obbligato. Mi serve da upgradarlo immediatamente e mi serve anche l'upgrade sul Spear Goblin. Spostiamo tutto e incrociamo le dita. Lo lascio dietro al mago. Anzi, lo lascio a sé il mago. Vediamo. Vediamo. Ci è andata bene. Purtroppo però lo Spear Goblin colpisce la mia regina degli arcieri. Riusciamo a togliere di nuovo lo scheletro gigante. Qua la vedo un po' più male. Però vediamo quanto subisce bene gli attacchi. Il Miner alla seconda stellina è veramente devastante. Abbiamo tolto il mago di fuoco. Abbiamo perso purtroppo la regina degli arcieri. Quindi lui può vincere un game. Guardate. A livello 4 è vergognosamente esagerato. Non lo so, ragazzi. Occorre immediatamente l'Electro Wizard e credo che non abbiamo più nulla da giocare, quindi abbiamo tutto al massimo. A questo punto serve fare una modifica. Ci allarghiamo e la proviamo così, in modo che se c'è lo scheletro gigante a sinistra non prende anche le altre mie truppe. Vediamo se ci ho preso. Il gigante è ancora centrale, lo gioca lui. Per fortuna abbiamo spostato le carte, quindi lo Spear Goblin suo non ha fatto male. Gli abbiamo tolto già l'arciere magico, quindi è stato fantastico. Abbiamo tolto anche il Miner. Basta solo togliere adesso. Abbiamo i due maghi, quello di fuoco, quello di elettrico e quello di ghiaccio, che possono danneggiare. Let's go! E andiamo a chiudere anche questa partita, ragazzi. Il mago elettrico, se lo piazzate bene, mamma mia, è devastante. Abbiamo sicuramente vinto qualche quest. Vediamo. Vinci 3 partite usando il mago di ghiaccio, quindi possiamo tranquillamente andare a prenderci le nostre 30 monete. Io sto tenendo le 400 monete per potenziare, come vedete, la Queen. Ed eccola qui, ragazzi, la regina degli arcieri ha come abilità adesso il crossbow, quindi aumenta la velocità dell'attacco e attacca 3 nemici per un breve periodo, ok? Ma adesso, quando la potenziamo, riusciamo a prendere l'abilità numero 2, che è aumenta la velocità di tutte le truppe che sono vicino per un breve periodo, e questo sarà devastante. Insomma, ragazzi, io anche oggi spero di avervi fatto divertire con Clash Mini e che abbiate capito un pochettino bene alcune meccaniche con il nostro bellissimo Electro Wizard. Vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel pollicione in su, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video o di Clash o di Clash Mini. Ciao!